Salve a tutti e ben ritrovati sul canale MDM Vintage Orologi. Oggi andremo a vedere un orologio di un brand italiano e voi sapete che io non amo recensire gli orologi, ma darò un po' di opinioni in merito a questo bellissimo orologio realizzato dall'amico Pierpaolo Cassoni. Parlo del marchio Ignos. Mi ha colpito tantissimo e quindi l'ho voluto portare sul canale con vero piacere. Prima di passare al video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per le prossime notifiche. Se il video vi piace, un grande like. Iscriviti, è gratis. Teniamo testa. Andiamo a vedere l'orologio dell'amico Pierpaolo Cassoni. Ed ecco questa meraviglia con il quadrante blu. Poi andremo a vedere anche la luminescenza. Ci sono altri colori e sono davvero unici nel loro genere. Abbiamo questa lancetta che mi ricorda un po' l'orologeria degli anni 70-80, i Mortimer che avevano un movimento EB e per la maggiore l'azienda adottava questa tipologia di lancetta. Mi fa impazzire anche questa colorata. Come voi sapete, adoro le lancette colorate. Abbiamo degli indici a bastoni, a numerazione araba con una luminescenza che dopo andremo a vedere pazzesca. Il datario è stile Zenith, quindi lo adoro, tra il 4 e il 5, ma la cosa particolare che ha questo orologio è questo vetro zaffiro che dà proprio l'idea dell'essenza vintage. Gli orologi di una volta avevano questa forma, avevano questo vetro con questa forma, ma erano in resina o in plastica, quindi stiamo parlando di un vetro zaffiro ed è veramente unico, bellissimo. Un'altra cosa che mi ha colpito di questo orologio è la lunetta, la ghiera, che scatta bene, ma abbiamo la possibilità di schiacciare e di far girare senza lo scatto la ghiera. Stupendo. La corona è a vite con il logo Ignos. Abbiamo la valvola dell'elio, cinturino a maglie piene, ovviamente a raggiungere una profondità che supera i 100 metri, quindi arriva a 300 metri se non erro, e quindi la valvola dell'elio serve per l'espulsione. Mi piace anche questa forma questo contorno del vetro che poi va a richiamare la forma anche del fondello, stupendo, con la rappresentazione ovviamente. L'amico è sardo, un orologio veramente bello. Poi abbiamo la possibilità, la clapsa è logata, di allungare il cinturino, quindi per gli appassionati, vedete, con un semplice scatto, per gli appassionati che non hanno dimestichezza nella sostituzione del cinturino, c'è sia questa possibilità e abbiamo questo scatto rapido che vi dà la possibilità di estrarre il cinturino senza usare gli attrezzi. Questa cosa è davvero fantastica. Vabbè, ci provo dopo, anche perché vi voglio far notare che il cinturino è tutto rivettato, la congiunzione è rivettata. Un orologio veramente fatto bene. Bello, bello, veramente bello. Devo dire che tutte queste peculiarità, queste caratteristiche lo rendono unico. Vabbè, ci provo dopo, non vorrei graffiarlo anche perché lo devo restituire. La satinatura ovviamente in un diver, anche se è una caratteristica per abbellire, però se si urta durante l'immersione è ovvio che se abbiamo una cassa lucida ci,
ci sono più possibilità di graffiarla. Quindi la satinatura è d'obbligo. Un orologio, devo dire, fantastico. Io sono senza occhiali, quindi non riuscirò mai a rimettere il cinturino. Vabbè, comunque, devo dire che è un bel pezzo. Andiamo a vedere un po' la parte tecnica. Vi faccio vedere anche il colore del quadrante. Come vi dicevo, ce ne sono altri, le varie descrizioni. Logo Ignos Adore 12. Poi parliamo un po' della parte tecnica e per finire vedremo la luminescenza. Intanto io provo ad inserire il cinturino. E questo è il Chromis, uno dei tanti colori realizzati, dei diversi colori realizzati dal brand. Non mi va di chiamarlo micro brand, ma brand, perché veramente qui, oltre alla parte tecnica, alla lungimiranza nel realizzare questo orologio, ma i tanti orologi dei brand italiani, devo dire che oltre ad aver superato le aspettative e ad aver raggiunto un alto livello di costruzione, abbiamo anche la lungimiranza italiana che abbraccia il tutto con queste storie pazzesche. Il colore viene preso dal blu cobalto delle castagnole, che è questo pesce che nuota nelle nostre acque. Il quadrante è liscio, lucido blu, di colore blu cobalto per l'appunto. La data è tono su tono. Le lancette dei minuti di colore arancione con lume a contrasto. Il diametro della cassa è di 40 mm. Il diametro ghiera 40.80 mm. La distanza tra le anse 48.50 mm. È subacqueo, prima ho sbagliato, non a 300 metri ma arriva a 400 metri. Lo spessore incluso vetro bombato è di 14.70 mm. Le anse sono di 20 mm, come abbiamo visto prima è possibile sganciare con un semplice gesto il cinturino. Il vetro, questa è una delle cose più belle di questo orologio, il vetro zaffiro bombato antiriflesso. Inserto ghiera zaffiro con indici luminosi e dot a contrasto. Come abbiamo visto prima, è possibile anche schiacciare la ghiera e farla girare senza lo scatto. Quindi la ghiera, oltre ad avere questa peculiarità, è bidirezionale con sblocco di sicurezza a pressione. Capsula antimagnetica in acciaio dolce, gabbia di Faraday che ingloba il movimento per una protezione totale. Per quanto riguarda invece quella sorta di pulsantino che vedete vicino alla corona, è la valvola dell'elio d'obbligo dopo un tot di atmosfere per la fuoriuscita dell'elio, in modo da non far sì che ci possa essere l'esplosione del vetro. Il calibro, scusate la pronuncia in francese ma io sono un po' negato, Le Jupiter G100, versione che gira a 28.800 alternanze con una riserva di carica di 68 ore e abbiamo uno scarto, un errore di più 7, meno 7. LUM Super Luminova BGV9W9C3. Il bracciale, come abbiamo visto prima, è rivettato con sgancio rapido a maglie a vite, e questa è veramente una caratteristica incredibile. E poi abbiamo, come abbiamo visto, la micro regolazione per l'utilizzo della muta, oppure la micro regolazione per chi non è capace di togliere le anse, ma in questo caso ci sono due modi per sganciare e oppure per allargare il cinturino. È incredibile, questo orologio ha tantissime caratteristiche che lo rendono veramente unico, e soltanto un cultore di orologeria poteva inserire tutte queste caratteristiche in un unico orologio. È un orologio che va, secondo me, può essere
usato sia con un abbigliamento sportivo che classico. Infatti qui, come potete ben vedere, io indosso un abito blu cobalto che sia, vabbè, non è proprio blu cobalto, però comunque sta bene con questo colore. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, andate sul sito a vedere anche gli altri colori, perché sono veramente interessanti. Un orologio fatto veramente bene e sono contento di poter portare al sud Italia aziende come Ignos, Faders e tanti altri marchi importanti, ormai brand italiani, non più micro brand, perché si è raggiunto veramente un livello altissimo. Mi raccomando, se non lo avete ancora fatto e vi va, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima avventura domenica con gli amici della gang. Ciao ragazzi e grazie sempre di tutto.